Qui stiamo parlando di smagliature, quindi tra un minuto ritorneremo qui in studio e andremo a conoscere, andremo così a più a fondo capire regalarvi questo come. sogno di risolvere un problema estetico, che è un problema, direi, di questo inestetismo molto sentito. Tra un minuto. Le smagliature colpiscono in Italia 26 milioni di persone, prevalentemente donne, ma anche uomini. La ricerca scientifica ha finalmente trovato una soluzione a questo inestetismo, la biodermogenesi. Biodermogenesi è in grado di rigenerare la smagliatura facendola progressivamente sollevare e riempire, tornando così ad abbronzarsi con la semplice esposizione solare. Rigorosi studi scientifici, effettuati su oltre 2000 pazienti con il coinvolgimento dell'Università di Pisa, hanno dimostrato che la biodermogenesi è efficace su smagliature bianche o rosse, su qualsiasi parte del corpo si presentino. Lo studio dell'Università di Pisa ha dimostrato come, grazie a biodermogenesi, si siano formati nuovo collagene ed elastina, si sia moltiplicata la riproduzione cellulare e la smagliatura sia nuovamente pronta ad abbronzarsi, con risultati stabili e duraturi nel tempo. Trattare le smagliature con biodermogenesi non porta a nessuna limitazione degli stili di vita e non espone a nessuna controindicazione specifica, come dimostrato dalla sperimentazione effettuata. Anche Simona Tagli ha scelto biodermogenesi per mantenere il suo corpo in forma ed armonioso. Eccoci ritornati in studio. Allora, Alessandra. Sì, Stefano, volevo ricordare che i nostri sponsor sono Di Tutto, il settimanale, e anche Top Salute, il mensile che parla tutto quello che riguarda la salute. E quello di questo mese, il mese di marzo, in particolare, dalla pagina 49, trovate proprio un inserto dettagliato di quello di cui stiamo parlando questa sera, proprio per il problema delle smagliature. Avete tutta la descrizione, parla appunto del dottor Artigiani, e abbiamo anche la nostra testimonial, per cui vi consiglio di comprarlo perché effettivamente ci sono veramente delle cose molto, ma molto interessanti. Potete andare anche più a fondo a quello di cui abbiamo parlato questa sera. Allora, sono molto contento di questa puntata, anche perché vedo molto coinvolgimento anche da parte del pubblico di casa, Però mi quindi. piacerebbe, scusami, una telefonata in un uomo, perché fino adesso tutte donne, un uomo che si faccia coraggio e dica Va bene, del problema, va o no? bene. Hai lanciato Giusto? il messaggio, Ho vediamo lanciato questo sasso, se vediamo qualche uomo può se. chiamare allora. Allora, tornando al nostro problema delle smagliature, quindi abbiamo capito che la smagliatura può essere gestita e gestita adesso dalla biodermogenesi, quindi la biodermogenesi dà una soluzione alla smagliatura, giusto, dottor Busoni? Assolutamente. Ci vuole Assolutamente. spiegare un po' Sono adesso? curiosa io di come No, penso funziona. che Anche tutti a a casa casa siano un stanno po' aspettando curiosi, eh? di. Allora, molto semplicemente, come avevo accennato prima, quello che si ottiene è praticamente un'azione di riempimento del tessuto. Il lavoro da cui siamo partiti fa riferimento alla medicina sportiva, quindi un sistema che permette di rigenerare il muscolo leso molto più velocemente. Sappiamo dalla letteratura scientifica, ormai ha 30 anni di storia da questo punto di vista, che si arriva a moltiplicare la riproduzione all'interno della lesione di 3 volte più di quello che normalmente avviene. Quindi è come aprire, ecco, questo esempio è proprio un caso trattato dal professor Artigiani. Molto Qua efficace. vediamo quello che può sembrare strano, la fotografia del prima è di una ragazza giovanissima che ha avuto praticamente Quanti anni aveva un'infezione. questa ragazza? Questa aveva poco meno di 30 anni. Con un problema, Ma lì praticamente. è un problema anche di piercing? Sì, Sì, un'infezione al piercing, vero? un'infezione al Esatto. piercing? No, più che infezione è proprio un cedimento tissutale, il tessuto ha ceduto per gravità. Vediamo, Alessandro, prendiamo questa telefonata e poi continuiamo questo dibattito. Pronto? Pronto, buonasera, sono Buonasera, Francesco. benvenuto. Salve, buonasera. Senta, niente, volevo fare una domanda. Sì, Chiamo da Torino. Niente, io ho 50 anni, ho perso 15 kg seguendo una certa dieta. Sì? E niente, purtroppo mi sono riempito appunto di smagliature. Sono stato dal dermatologo e mi ha ordinato appunto delle creme idratanti e altre cose, diciamo così. Seguendo la Sì. vostra trasmissione, volevo sapere qualcosa proprio di più Più dettagliato, ecco. specifico. Ero molto Intanto complimenti interessato. perché un uomo ha Sì, telefonato. Da dove ci chiama? grazie. Grazie mille. Com'è? Ah, è caduta la linea. È caduta la linea.
Insomma. Allora, vedi, il problema esiste, il problema è sentito. Assolutamente. Uno dei casi penso abbastanza comuni. Assolutamente, cioè un problema che riscontriamo sempre più sentito in assoluto. E, come stavo dicendo, giusto appunto, quello che si ottiene è una accelerazione della rigenerazione all'interno del tessuto, per cui la smagliatura che diventa una introflessione della pelle, andiamo a rigenerarla e non otteniamo, come normalmente si pensa da parte chi per la prima volta si approccia a questo metodo, un'azione di riempimento in questo senso. Noi risolleviamo il tessuto dalla parte più profonda che è rimasta vitale, che ha rallentato le sue funzioni. Si va a stirare il tessuto. Esatto, la riempiamo dal basso, la rigeneriamo e la riorganizziamo. Questo porta a collagene, elastina, fibronectina, melanina e pertanto il tessuto assolutamente ci dà una situazione analoga a quella che si presentava prima dell'insorgenza. Allora, se andiamo a rivedere quell'immagine che chiederei alla regia se cortesemente la può far rivedere, è molto significativa perché effettivamente è un'immagine anche... Il prima è veramente molto brutto. Sì. Esatto. Sì. Anche perché è impensabile che quello sia l'addome di una donna che ha meno di 30 Infatti, anni. Infatti, uno pensa che sia di una donna anziana che abbia almeno 70 anni. Esatto. Quindi. Invece, senta, ma professor Artigiani, ma la paziente qui e poi cosa ha detto? Beh, la paziente si può immaginare la soddisfazione che ha avuto nel riprendere, per esempio, l'utilizzo di un bikini. Certo. Quindi questa era una situazione socializzante. Quel rossore che si vedeva? Il rossore è perché in pratica è ciò che si ottiene immediatamente dopo l'intervento, perché l'intervento ha delle caratteristiche, poi avremo modo magari di descriverlo, tali che c'è un richiamo di sangue in superficie, blando, sì, certo. Una sorta di ginnastica dei capillari che è uno dei presupposti che porta appunto alla rigenerazione del tessuto. Quindi questo arrossamento l'ho messo a posto la foto per dimostrare cosa si ottiene, cosa succede appena dopo una seduta. Uh-huh. Arrossamento che nel giro di qualche ora o massimo 24 ore si risolve e la pelle rientra nella sua normalità. Questo risultato che abbiamo visto in quante sedute? Questo risultato indicativamente occorrono circa 15 sedute in media. Che durano più o meno? La durata della seduta si aggira intorno alla mezz'ora. È fondamentale in ogni caso avere almeno 2-3 sedute a settimana. Due sedute sono importanti per mantenere uno stimolo costante nel tessuto. Fatemene dirlo perché spesso chi intraprende magari questo o altre tecniche per altre problematiche si dedica tipo mezz'ora alla settimana e invece poi bisogna andare proprio... Mezz'ora due volte la settimana, ecco, direi è un po' la media costante. Che alla fine, insomma, considerando mezz'oretta, è l'unico impegno è l'unico che pensa che uno alla fine lo faccia anche l'utente. Più che volentieri. Assolutamente, immediatamente dopo la persona può andare al mare, appunto, come dice, può andare in piscina. È proprio perché ormai non nessuno ha tantissimo tempo, il fatto che comunque dura poco e comunque non è invasivo, uno dopo può ricominciare a fare quello che faceva prima. Vuol dire molto rispetto ad altri trattamenti. Senta, visto che lei, parlavamo prima, ha seguito la prima sperimentazione, ce la vuole un po' raccontare? È cominciata con, come dicevo anche prima, con molto scetticismo, anche da parte degli utenti che venivano da noi in parte contattati e in parte erano loro che contattavano noi. Questo perché comunque sia volevamo prendere una campionatura che prevedesse diverse tipologie di problemi. E la cosa importante è stata proprio quella di valutare come alla fine la soddisfazione dell'utente è stata molto molto alta, circa un 85% su un punteggio che andava da 0 a 100. C'è stato solamente un 5% di risultati che non hanno avuto un buon esito. Quanti, questo, scusi? Un 5% all'incirca. Questo ci ha permesso di elaborare una scheda paziente che utilizziamo adesso nel valutare e quindi nel dare un giusto numero di sedute al trattamento e abbiamo visto come appunto la componente ormonale è alla base di quasi tutti i casi dove c'è stato un relativo fallimento del trattamento e quindi un risultato inferiore a quello che avevamo previsto. Questo ci porta ora come ora a differenziare a livello di tempistica e quindi a posticipare il trattamento nei casi in cui ci siano delle alterazioni ormonali in corso che quindi ci richiedono di aspettare quei 3 o 4 mesi per poter poi iniziare il trattamento. Questo riallacciandomi alla prima o seconda telefonata che abbiamo avuto per far capire appunto che il trattamento può essere fatto fin dall'età dai 12, 13, 14 anni. L'importante è che ci sia una condizione ormonale
ormonale, quindi di sviluppo, che si sia stabilizzata sì, nel tempo. Ho capito. Vediamo una telefonata, Alessandra. Pronto? 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 Sì, buonasera, benvenuto. Buonasera, senta, io chiamo da Milano, volevo sapere, queste cure, queste cose, si possono fare anche a Milano o solo lì nel Veneto? Adesso risponderemo, signora. Risponderemo sempre. Ah, risponderà? Risponderemo sì, sì, anche a questa domanda. Rimanga perché lì che sicuramente adesso le... Credo che la curiosità sia tanta, un po' per tanti, dove sì, poter andare per poter fare... Intanto ricordiamo che esiste il loro sito internet, www.biodermogenesi.com, dove potranno trovare tutte le notizie, anche i punti dove possono trovare questo tipo di sperimentazione. Però adesso vediamo, penso che Milano ci sia e anche... Sì, assolutamente. Il progetto ha avuto una gestazione molto lunga a livello di documentazione, però adesso comincia a avere... Da quanto tempo è che lo state gestendo? Cinque anni. Cinque anni e praticamente adesso ci stiamo introducendo sul mercato in maniera importante. Anche all'estero, mi pare, no? Sì, abbiamo iniziato già a essere presenti in alcuni paesi, anche perché abbiamo logicamente un brevetto che alcuni certo, paesi hanno già riconosciuto e accreditato e pertanto iniziamo a spostarci anche in altri paesi. Comunque le più importanti città in Italia, Milano sicuramente una di queste, hanno già dei centri di riferimento, il numero dei centri che hanno adottato questa metodica. Comunque possono chiamarvi eventualmente tramite il vostro sito, ecco, quindi sì, abbiamo risposto anche alla signora, insomma, quindi basta andare appunto, come diceva Alessandra, sul sito della Biodermogenesi e lì trovate tutti i riferimenti per poter trovare il vostro centro più vicino a casa. Assolutamente. Ecco. Ma tornando un po' al discorso che faceva prima anche la signora Leonardi, io immagino che comunque che è un risultato molto importante, soprattutto per chi vede questo inestetismo un grosso problema, per chi lo sente come un grosso problema. Credo che comunque ci siano anche dei costi, ovviamente, da. Ci sono dei costi, ma credo che sia nell'ambiente estetico l'unico trattamento che non richiede, una volta eseguito il protocollo fino alla fine, di dover ritrattare o dover fare delle sedute di mantenimento su quella stessa zona. Ecco, anticipato io la mia domanda, perché di solito quando si tratta di altre problematiche poi dopo non è bisogna poi ritornarci dopo un po' di tempo perché il problema ritorna. No, poi la curiosità è un po' anche questa, nel senso che uno può essere anche disposto a dire faccio anche un sacrificio, faccio questo trattamento, però voglio dire, questo trattamento funziona al 100% su tutti? Dalla nostra cartella riusciamo a vedere alcuni casi specifici in cui non può essere fatto, come per esempio nelle persone che hanno problemi di epilessia o portatori di pacemaker, che sono casi diciamo gravi, o nei primi 5 anni dopo un problema di tumore, certo. Mentre in altri casi ci sono delle tempistiche da rispettare e quindi posticipare il trattamento di 3 o 4 mesi se c'è una problematica di tiroide che è in terapia diciamo con ormoni o di diabete o di ciclo mestruale che non è regolare, oppure nel caso di un'ipertricosi, quindi l'insorgenza di una peluria improvvisa, ma questi sono tutti i casi che vengono dettagliatamente riportati sulla scheda paziente, quindi in fase di diagnosi possiamo subito mettere in chiaro la condizione. Allora abbiamo un'altra telefonata, buonasera, pronto, con chi parliamo? Buonasera, sono Moreno. Da dove chiama, signor Moreno? Siamo da Firenze. Come? Da Firenze. Siamo da Firenze. Sì, prego. Io praticamente in seguito ad un forte dimagrimento, praticamente in pochi mesi ho perso più di 20 kg e mi ha causato un problema all'addome, praticamente un eccesso di pelle all'addome, l'addome cosiddetto pendulo. E volevo sapere se un eventuale trattamento del genere poteva essere utile a questo problema, senza rivolgermi alla chirurgia plastica o ad altro. Grazie per il suo intervento. Allora, come si diceva prima, professor Artigiani, sì, il fatto appunto o intervieni chirurgicamente, esatto, in questo caso no. Beh, chiaro, occorre vedere un attimo la situazione, capire bene la gravità del caso, non è che possiamo pensare di far miracoli, però ecco, la dimostrazione che abbiamo avuto in video è proprio questa, cioè classificando bene la situazione, identificando il tutto, possiamo ottenere un margine di miglioramento importante con un trattamento non invasivo, perché oltre ad avere l'opportunità di cancellare la smagliatura, lì non avevamo smagliature, avevamo proprio
la necessità di tonificare il tessuto, quindi entra in gioco anche in un meccanismo tonificante. È una cosa in più, cioè, infatti, che va esatto, di là. Cioè non necessariamente la smagliatura è in primis l'argomento principale, quindi la tematica principale, ma laddove esiste l'opportunità di andare a stimolare la rigenerazione di un tessuto, qui non abbiamo una smagliatura, abbiamo un cedimento, ma ugualmente possiamo ottenere una tonificazione. Quindi, per esempio, tornando sempre alle immagini, ritorniamo sempre su queste immagini qua che abbiamo visto e abbiamo visto anche prima, per esempio ci sono altre due immagini, per esempio un seno. Anche il seno, per esempio, che è un... eccolo qui. Sì. Chi è che lo vuol commentare? Ma poi soprattutto dopo un allattamento prolungato, che cioè, ha avuto dei figli... Qui poi possiamo notare le due cose in contemporanea, se mi permettete. Questa ha smagliature a livello del seno, sì, ma anche un cedimento del seno stesso. Guardate, sì, a sinistra prima, a destra dopo, sì, il seno che sembra ha raggiunto che un miglioramento anche in ordine alla tonificazione. Sì. Direi che è un risultato meraviglioso. Sì. E questo in quante sedute? Questo 25 sedute. No, 20 sedute. 20, sì, 20 sedute. 20 sedute. Tra l'altro questo tipo di risultato era talmente eclatante che siamo stati fortunati di aver avuto sulla signora si è sottoposta tre segni caratterizzanti che sono il neo, la vena in rilievo e una piccola escrescenza alla base della vena che permettono di riconoscere il prima e il dopo, se no difficilmente sarebbe stato documentabile che è la stessa persona ed è lo stesso seno. Tra l'altro, infatti, è vero. Si noti anche sulla parte destra, sul post, come si vede il segno del costume perfettamente delineato, però le smagliature che vanno sulla parte scoperta sono perfettamente pigmentate, come lo è la pelle integra, a supporto di quello che già precedentemente diceva il professor Artigiani. È un gran bel risultato. Ma questa immagine qui è veramente sconvolgente. Io penso che tutte le donne che hanno avuto figli e comunque hanno avuto queste problematiche qua, vedendo questa immagine qui, sono già credo che stiano già andando sul sito a vedere dove sarà il centro più vicino. Fra l'altro, andando sul sito, fra i documenti da scaricare, c'è un documento della dottoressa Calonzi di Rieti che ha contribuito alla casistica iniziale del professor Bacci nei 2034 casi documentati, che ha visitato alcuni di questi a 4 anni di distanza e ha documentato esattamente come non ci sia regresso di alcun genere, la pelle continua normalmente ad abbronzarsi con l'esposizione al raggio solare e ci sia una stabilizzazione importante a 4 anni di distanza. È la prima volta che facciamo un trattamento non invasivo che si stabilizza per oltre 4 anni. Senza mantenimenti. Come sì. Certo. Come avete dimostrato l'efficacia della... Beh, la dimostrazione della nostra, diciamo che è andata più che altro, la nostra curiosità era capire come e in quale maniera questa stimolazione dall'esterno totalmente non invasiva riuscisse a determinare questo riempimento, questo rimpolpamento della smagliatura. Per cui ci siamo organizzati con la mia equipe a effettuare delle biopsie. Delle volontarie si sono rese disponibili a fare dei piccoli prelievi di cute nella zona precedentemente da trattare sulla smagliatura e quindi abbiamo dimostrato proprio la reale presenza di un'atrofia tessutale, quindi questa pochezza di tessuto che dicevamo prima. Poi, dopo il trattamento, abbiamo fatto ulteriori biopsie nelle zone circostanti dove prima c'erano le smagliature e abbiamo visto veramente una differenza impressionante, sembrava in quelle zone la pelle non avesse mai subito un danno, in qualche maniera. Un estetismo. Abbiamo valutato come istologicamente si ottiene questo risultato significativo. Poi credo, come diceva appunto la signora Leonardi, un altro grande risultato l'avete avuto appunto quando al paziente le avete detto vai ad abbronzarti. Sì, assolutamente sì, non se l'aspettavano, avevano paura, chiedevano ma devo mettere una protezione totale, ma come mi devo comportare, come non mi devo comportare, erano molto titubanti. Quando hanno visto che mano a mano la smagliatura cominciava ad avere un colorito inizialmente rosace per poi arrivare ad una pigmentazione tipica dell'abbronzatura, è stata veramente una vittoria questa, anche perché noi eravamo abituati ad avere dei risultati visibili, ma non documentati scientificamente. Certo. Riuscire a portare un lavoro di questo tipo, e quindi da un punto di vista scientifico, con delle biopsie, delle ecografie, una documentazione così specifica da un punto di vista medico proprio, in quello che è l'ambiente estetico,
è sicuramente, per chi lavora in questo settore, un valore aggiunto che fino ad oggi non era mai stato messo a disposizione. Guardi, lei ha toccato, signora Leonardi, un aspetto direi molto importante. Parlavo proprio prima di entrare in trasmissione con il signor Busoni, che voi mettete a disposizione un know-how importante per il centro di estetica. Il centro di estetica non è solamente un centro dove si va a gestire la ceretta piuttosto che la pulizia del viso, ma voi portate un qualcosa che va a valorizzare anche il lavoro, quindi va a integrare un lavoro ancora in maniera ancora più importante delle va a valorizzare il lavoro, va a tranquillizzare l'estetista e l'utente finale, certo. Perché purtroppo siamo in una giungla di macchinari, chiaro, nei quali non c'è una regolamentazione e purtroppo se va bene non fa nulla, se va male può fare dei danni. Certo. Nel nostro caso possiamo garantire che assolutamente non abbiamo nessun tipo di problematica. Ecco. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera signora, benvenuta, da dove ci chiama? Chiamo in provincia di Forlì. Buonasera, prego. Buonasera, senta, io ho iniziato tardi forse a vedere la vostra trasmissione. Una curiosità, tutto questo che state dicendo vale anche per il viso, perché non ho seguito. Per il viso? Sì. Grazie, quindi Mari, il décolleté, Mari, forse in maniera più particolare. Sì. Va bene, grazie. Grazie signora. Grazie per il suo intervento, buonasera. Buonasera. Allora, professor Artigiani, ha fatto quanti trattamenti al décolleté viso abbiamo gestito? Fatto un bel po' di trattamenti anche in ordine all'anti-aging e quindi alla tonificazione. Ecco, infatti, perché più o meno, cioè, sì, dove si rigenera collagene, si rigenera il collagene, quindi abbiamo pensato di inserirlo in quel contesto lì. Certo. E quindi sì, si può fare un trattamento intensivo. Chiaramente diciamo, non ha la stessa metodologia completa, certo, della smagliatura, vengono a mancare alcune stimolazioni. Magari perché non servono, certo, semplicemente, ma cambiando dei manipoli abbiamo l'opportunità di andare a stimolare il contorno degli occhi, la regione intorno alla bocca, la bocca e anche il décolleté e la regione sottomentoniera, è una forma di tonificazione, quindi non siamo a livello di un lifting, però sicuramente qualche beneficio l'avete ottenuto. Assolutamente. Io credo che ringiovanimento e tonificazione. Abbiamo portato a casa molta curiosità. Assolutamente. Io non so se siete d'accordo, ma per andare ancora di più a stimolare il nostro pubblico da casa, perché non far provare, Maria, alle prime 15-20 telefonate, o telefonate, magari le prime 20 persone che vanno nel vostro sito, magari domani mattina chiaramente, possono problemi. Chiamarvi, quindi potete chiamare e potete così iniziare a fare una prova con questa biodermogenesi, quindi potete andare a toccare con mano questa realtà, direi molto ma molto importante e interessante per chi ovviamente questo inestetismo lo vive come un dramma. Siamo d'accordo? Volentieri. Ho esagerato? No, assolutamente. È stato anche buono, perché le prime 20 hai detto, è stato buono. No, va benissimo. Non ho voluto esagerare, insomma, penso che 20 i nostri telespettatori che ci stanno seguendo possa essere anche un motivo in più per dire, va bene, adesso voglio metterli alla prova, perché no, mettiamoli alla prova. Assolutamente. Mi ci metto anch'io, faccio il 21esimo io. Volentieri. Anche se non ho problemi, Mario, non so, forse per ringiovanire un po' la mia pelle del viso. Io sto già mandando un messaggio a casa di già iniziare subito a farlo. Anche perché, da quel che ho capito, è un trattamento anche rilassante. Quindi entrando nel cuore di questo problema, una paziente come una cliente come viene gestita? Diciamo, il trattamento del viso prevede fondamentalmente due fasi, mentre sul corpo sono quattro fasi, sia per la tonificazione che per la smagliatura. È un trattamento assolutamente indolore, prevede appunto l'utilizzo di quattro fasi con tre diversi tipi di manipoli. Una prima fase che ci richiede di andare a ridurre lo strato corneo superficiale del tessuto, una seconda fase in cui vengono veicolate delle sostanze specifiche che sono contenute in un gel da un basso peso molecolare che quindi penetrano molto facilmente. La terza fase è la fase fondamentale di questa metodica. Utilizza, come diceva prima il signor Busoni,
una metodica che già conoscevamo, ed è quella del campo magnetico. Questo ci permette di andare a rigenerare dal profondo il tessuto e quindi andare a stimolare produzione di nuova elastina e nuovo collagene. L'ultima fase serve a riequilibrare il tessuto per permettere alla signora di uscire senza dover applicare ulteriori creme o ulteriori prodotti, diciamo, prima di finire la seduta. È molto piacevole perché non si avverte dolore, anzi c'è una sensazione molto superficiale di tepore, un leggero calore che si sente sulla pelle, e questa è l'unica cosa che si avverte durante tutto il trattamento. Siamo quasi in chiusura, però vorrei rimarcare il concetto della stabilità del risultato, che secondo me è importante. È importantissimo. Quindi il paziente a distanza, per esempio, non lo so, nello studio che è stato fatto dalla dottoressa Calonzi di Rieti, a distanza di 4 anni, oltre 4 anni non c'è nessun regresso su nessuno dei casi documentati. Fra l'altro, ripeto, il lavoro della dottoressa Calonzi è scaricabile dal sito biodermogenesi.com, per cui tranquillamente chiunque può andare a confrontarsi con questo. Fra l'altro, una cosa volevo sottolineare, onore al merito all'Università di Pisa, è che il lavoro fatto sulla biodermogenesi a livello di documentazione di risultato in assoluto è l'unico metodo, l'unico studio che è stato portato avanti nel quale sono state confrontate le risposte sulle pelli di diverse etnie, perché il lavoro dell'Università di Pisa è stato rivolto alle persone di razza bianca, alle persone di colore, alle persone di Nord Africa che hanno un tipo di carnato che è sostanzialmente intermedio, certo, con caratteristiche diverse a livello di incidenza, di percentuale, di caratterizzazione sulla localizzazione, sulla forma delle smagliature, ma anche a livello di risposta. Per cui nelle schede di valutazione preliminare sembra banale, ma noi valutiamo proprio l'etnia della persona perché sappiamo che una diversa etnia ci dà una risposta più o meno evidente, più o meno veloce su determinate smagliature piuttosto che non su altre. Poi abbiamo visto che ci vorranno, allora ritornando un po' al concetto, 15-20 sedute, esatto, più o meno, e cadenza, come diceva prima, due o tre volte alla settimana. Soprattutto è un trattamento che lo si può fare tranquillamente nella pausa pranzo perché richiede tempi estremamente ridotti e quindi, come dico sempre io, si può prendere il caffè, il panino e fare il trattamento senza problemi. Io non sto qui a parlare di costi perché non mi sembra neanche il caso, però credo di aver comunque così, uno fa due conti in testa molto velocemente. E credo che se uno ha intenzione di fare della, sì, della chirurgia estetica o fare un trattamento come questo, credo che comunque qualcuno sulla smagliatura ci non guadagni. Esiste chirurgia infatti, estetica che sa trattare. No, sto parlando in generale. Se uno vuole fare un intervento estetico, comunque sa che deve spendere dei soldi, e dei soldi anche importanti. Parecchi soldi. Ma noi abbiamo fatto proprio il signor Busoni ha fatto proprio una tabella al riguardo. Per cui vediamo che alla lunga i trattamenti di questo tipo che non richiedono un mantenimento hanno dei costi ridotti rispetto a tutti quei trattamenti che richiedono il mantenimento. Io non so se siamo stati in grado oggi questa sera di portare a casa vostra un chiarimento su quello che è questo inestetismo, l'inestetismo delle smagliature. Mi auguro di sì. Comunque, se volete ulteriormente sapere qualcosa in più, andate su questo sito che è www.biodermogenesi.com e lì potete ovviamente consultare. Mi raccomando, i primi 20 domani andate e magari potete mettere il vostro segno di poter fare una prova tangibile di questo favoloso trattamento delle smagliature. Allora, ricordo, siamo in chiusura. Sì, vi ricordo che sul mensile Top Salute di questo mese di marzo troverete proprio un inserto dedicato alla biodermogenesi. Volevo ringraziare e salutare i nostri ospiti. Iniziamo dal professor Andrea Artigiani, dirigente di primo livello dell'Università di Pisa. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio la signora Serena Leonardi, fisioterapista. Grazie. E il signor Maurizio Busoni, responsabile del progetto Biodermogenesi. Grazie. Grazie Mari, a voi. Vi aspetteremo per altri risultati qui in studio da assolutamente noi. Assolutamente. La settimana prossima parleremo di impotenza, cosa fare. Beh, anche quello è un bel argomento. Grazie a tutti. Ciao Alessandra. Volevo ricordare, Stefano, che basta andare sul nostro sito www.sulaidellasalute.it e troverete gli argomenti di tutte le settimane di cui noi parleremo. Arrivederci.